Ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale. Lo vedete qui vicino a me, è arrivato il pacco Avon di Campagna 1. Quindi sono qui a registrare questo video, ovviamente come sempre in collaborazione con Snobbina Stilosa, a cui mando un grosso bacio. Ovviamente andate a vedere anche il suo canale perché anche lei è ovviamente per fare video spacchettamento presentatrice e quindi comunque potete vedere tanti tanti prodotti anche comunque sul suo canale, fa anche video haul Avon. Quindi avete la possibilità di vedere anche nel suo canale dei prodotti comunque dal vivo, perché la bellezza di questi video, secondo me, è che alcuni prodotti che sul catalogo ci sembrano troppo grossi o troppo piccoli, troppo scuri o troppo chiari, li possiamo così vedere dal vivo in questi appunto video, diciamo spacchettamento. Cominciamo subito, questo è lo spacchettamento di Campagna 1 e di Campagna ovviamente anche 18, perché qualcosina è stato preso dalla campagna precedente, e io inizierei subito dai prodotti per la cura della pelle, del corpo, del viso di tipo quotidiano. Comincio subito col farvi vedere tre bubble bath da 1 litro. Questo qui è quello al tè verde e giglio bianco che ho voluto acquistare da un'offerta su internet in cui si possono acquistare dei vecchi prodotti ormai non più in catalogo. L'ho voluto acquistare perché ho tantissime richieste da parte delle mie clienti di poterlo acquistare, perché è una profumazione molto molto utilizzata, quindi vedrò poi se utilizzarlo per me o darlo, diciamo venderlo a qualche cliente. In ogni caso l'ho voluto prendere perché appunto ci piace molto. Mentre gli altri due sono le profumazioni, le fragranze un po' più classiche. Uno è Soft Pink, che è quello al geranio, che è una profumazione molto molto fiorata, quindi deve un po' piacere. A me non fa molto impazzire, però c'è a chi piace molto. E Gio Bianco, quindi la versione senza tè bianco. Gio Bianco, che è anche questo molto molto apprezzato. Poi sono arrivati tre saponi intimi. Questi qui sono appunto tre saponi intimi che sono state prese in due comunque fragranze. Allora, due sono quelli nuovi col pH dermatologicamente testato, sono appunto della linea Active, quindi sono quelli un po' più vicini, che un po' più si avvicinano alla formulazione da farmacia comunque. E poi è arrivato uno invece della linea Gentle, che ha una leggera profumazione. Una leggera fragranza un po' profumata, ma è veramente molto molto delicata, e che è la versione diciamo classica. Li utilizziamo soprattutto in famiglia, le clienti non l'hanno ancora provato, almeno per quanto riguarda le mie clienti, anche se sono dei prodotti che magari sono un po' più costosetti rispetto a quelli che trovate magari al supermercato, perché il sapone intimo si trova un po' ovunque, però sono dei prodotti che vi consiglio tantissimo, cioè vi consiglio di provare almeno una volta perché sono veramente molto buoni. Poi è arrivato un set, diciamo la cliente ha scelto questi due prodotti in combo appunto della linea Avon Naturals Hair Kale, quello al burro di karité e all'albicocca, come sapete molto molto amato dalle mie clienti. Questo è lo shampoo, anche se è shampoo e balsamo, quindi è un 2 in 1, e questo invece è il trattamento senza risciacquo, quindi un balsamo che non va comunque ad essere risciacquato. Poi è arrivato un trattamento per i capelli, questo è della linea Advanced Techniques 7 in 1, quindi quella con cheratina e quella ristrutturante. Questa linea ve la consiglio in particolar modo nel periodo in cui il capello notate che si spezza facilmente, oppure nel periodo estivo, perché è una crema che va proprio, un trattamento vero e proprio, che va proprio a rigenerare il capello. Lo posso aprire perché questa è di mia mamma. Io sono raffreddata e vedete, questa è la consistenza. Comunque, la consistenza è molto, come vedete, molto cremosa, ma al tempo stesso, cioè, come vedete, non cola. Quindi è un prodotto che comunque rimane, cioè vi dura veramente, non vi dura 1 o 2 applicazioni, e parlo io stessa che comunque ho i capelli abbastanza lunghi, o ne ho molti, sto morendo, ed è appunto per capelli danneggiati. Volevo leggere se è un trattamento
senza risciacquo, però qui non c'è scritto, quindi penso che comunque sia con risciacquo, sì, non è appunto indicato, quindi sì, e poi c'è scritto proprio nell'uso, tenere in pausa per 3 minuti sul capello umido e poi risciacquare. Poi, prodotti maschili, è arrivato un dopobarba della linea Avon Men, linea molto amata, e poi questi tre deodoranti della linea On Duty, quindi sono i deodoranti un po' sportivi, diciamo, con durata 48 ore, ovviamente per indicare che la durata è molto grande, è molto ampia, diciamo, ed è la linea Active, che è comunque la linea, diciamo, più utilizzata dai clienti maschi o dai mariti delle clienti. Abbiamo poi un detergente per il viso, questo qui è della linea Avon Naturals Herbal. Sono molto felice quando le mie clienti comunque seguono i miei consigli. Questo qui è comunque un detergente per il viso, ovviamente. Mi fa molto piacere che la cliente abbia seguito il mio consiglio di acquistare un detergente viso. Questo, tra l'altro, costa 1,95 euro, è delicatissimo. Ma voglio dire, ha recepito il concetto di utilizzare un detergente viso, perché spesso e volentieri noi laviamo la faccia solamente con l'acqua, ma in realtà la faccia va detersa a sua volta, perché comunque lo smog e tutto quello che c'è in aria ci finisce sul viso, quindi bisogna lavarlo per bene. Poi cosa peschiamo? Peschiamo questo qui che è una crema viso della linea NutraFX, la Ageless. Mi piace molto anche che la confezione sia con questa plastichina, perché la rende anche molto adatta anche magari a un regalo un po' più particolare. Adesso poi diciamo che comincia la primavera, a me viene sempre più voglia di mettere queste creme rinfrescanti sul viso. In inverno mi rompo un po', cioè io sono un po' al contrario rispetto alle normali persone nel mondo, perché le persone odiano mettere le cose in estate, io odio metterle in inverno, invece queste creme in estate io le utilizzo molto di più. Non so perché, ragazze, non me lo chiedete. Poi l'ho già preso, quindi anche è un set, diciamo, incandescence, quindi è il set comunque del profumino, che è un 50 ml. La confezione è aperta, quindi volevo anche un po' controllarlo se ce la faccio. Vabbè, lo controllo dopo, perché mi sembra strano che non ci sia la plastichina. Adesso vedo, questo è un 50 ml. E poi nello stesso prezzo è arrivato anche il Deo Spray per il corpo e il deodorante Roll-On. Poi, altri prodottini per la cura della pelle. Allora, è arrivato un altro gel viso della Enew Hydro Advance per pelle mista. La cliente, una nuova cliente, l'ha provata perché era in offerta a 6,95 e adesso l'ha acquistato per la sua mamma perché si è trovata molto bene, quindi sono molto felice di questa cosa. È arrivato un solvente per le unghie, quindi è la linea Nail Expert, solvente senza acetone, quindi anche trattante, non va a rovinare le vostre unghie. E poi è arrivato un gel, diciamo, un gel a strappo, un trattamento liquido a strappo, che da liquido si trasforma in una striscia flessibile che, strappata, aiuta a rimuovere le impurità e eliminare i punti neri. Quindi si presenta nella sua scatolina. Questa è la linea Care Skin Professional, che è una linea molto buona, che sto appunto testando, ve ne parlerò poi un po' meglio. E questo è il pack da 30 ml, quindi è un trattamento che mettete prima il liquido, lo mettete per eliminare punti neri sul naso, sulla fronte, e poi va ad essere strappato. E poi è arrivato questo qui, che è la menta peperita, è un gel rinfrescante per le gambe, quindi questo qui praticamente rivitalizza le gambe stanche, con questo gel arricchito con olio di menta peperita, si assorbe rapidamente, quindi questo è per le gambe, ovviamente anche per i piedi ci mancherebbe. E poi è arrivato anche questo profumino qui, il Rare Pearls,
che è nel nuovo pack, purtroppo non posso farvelo vedere. Ah, volevo leggervi comunque gli ingredienti dei profumi. Allora, questo qui, l'Incandescence, è praticamente la fragranza che ti illumina con la sua fusione di frescanti note di bergamotto, splendenti rose e vellutati accordi muscati, mentre il Rare Pearls ha note di magnolia, legno di palissandro e tocchi di legno di sandalo, quindi molto legnosa, diciamo come cosa. Ok, allora, prima di passare alla parte make-up, passerei a questi due prodottini che sono praticamente. Anzi, tre prodottini che sono invece accessori. Allora, questo qui è un set di due bracciali che in realtà hanno messo intelligentemente la garanzia, diciamo, dei Bijou Avon in pratica davanti ai braccialetti. Vediamo se riesco comunque ad aprirli. Sì, ok, così ve li faccio vedere per bene. Allora, sono praticamente questi qui, i due braccialetti, costano entrambi 2,95, hanno praticamente il cordino e qua hanno una farfallina e un fiore, così appunto riuscite a vederli bene. E insomma, erano in offerta 2 a 2,95, quindi devo dire assolutamente una bella offerta e sono anche molto carini, anche comunque magari per una bimba, eccetera, una ragazza. Comunque adatti un po' a tutti. Poi sono arrivati questi slip. Allora, la mia cliente aveva visto il video precedente del reggiseno, comunque panna, e ha voluto prendere gli slip e il reggiseno blu, solo che purtroppo il reggiseno nella sua misura è praticamente terminato, quindi vedremo un po' ora cosa fare, se vuole tenere comunque gli slip o magari vuole fare un reso e prendere quelli color panna, vedremo un po'. E poi è arrivata la borsa Gianessa, che adesso vi faccio vedere, questa l'ha acquistata mia mamma e quindi posso aprirvela. Le avevamo regalato tempo fa una borsa Pierre Cardin e praticamente la borsa si è sfracellata, cioè i manici ormai sono ingestibili, quindi mia mamma ha detto: sai che c'è, mi compro una borsa Avon perché ci stiamo trovando molto bene, prendimi la borsa blu. E insomma l'abbiamo presa. Allora, la borsa è questa qui, ovviamente si apre ancora, una borsa bauletto e ha questa catenina, un bellissimo colore blu, veramente bello, un blu carta da zucchero. E poi ha la particolarità di avere queste parti in finta pelle, diciamo, e queste parti quasi pitonate. Insomma, mi piace molto. E qualche volta magari mi farò un giro. Veramente molto bella questa borsa. Poi siamo arrivati al momento, diciamo, make-up. Abbiamo un 5-7 minuti, diciamo. Allora, anche perché i prodotti sono molto simili. Innanzitutto è arrivato un tempera matite che era in offerta a 3,50 euro. Poi sono arrivati. Ah, c'era un altro prodotto che vi dovevo fare vedere, che è un gommage per il corpo della Planet Spa. Questo qui è al zucchero di canna e burro di karité africano. Vediamo. Non si sente un odore molto forte, lo posso fare, ragazze. Quando apro i prodotti significa che posso farlo in base alla cliente. Non si sente un odore molto forte, ma insomma poi mi farò dire com'è. Allora, è arrivata innanzitutto una CC Cream, questa nella tonalità medium beige. La CC Cream ha un pack, diciamo, molto, molto semplice comunque. Un classico pack comunque nero, questo è da 30 ml, ha una protezione 50 per il viso ed è appunto nella tonalità medium beige. Poi è arrivato un fondotinta della Calming FX, questo qui è nella tonalità warmest beige, ma è nella diciamo nel finish comunque illuminante, e il pack comunque è questo veramente c'è da una vita in Avon. Io ho sempre acquistato questo qui della Calming FX, che ha un effetto, scusate ma vedevo dei movimenti strani dal mio vicino di casa, e ha una,
una texture che dovrebbe far rilassare, diciamo, è un po' un fondotinta antistress. Poi sono arrivati due smaltini, allora uno della linea Gelefex che è il Fabulous. E praticamente è questo colore qui. Questi sono in offerta in campagna 1 a 1,95. Un colore meraviglioso. È un colore bellissimo. Cioè, voi lo vedete più chiaro. In realtà è un po' più intenso, veramente bello. Se vi fa piacere vedere i colori dal vivo di questi, vi ricordo che sulla pagina Facebook trovate l'album con tutti i colori sulle unghie, quindi dei colori reali. E poi della Nail Expert è arrivato praticamente questo smaltino che in realtà era in offerta fuori dal catalogo, era 2,95 ed era un'offerta fuori catalogo che potete vedere tramite l'applicazione Zappar. È praticamente l'indurente con polvere d'oro. Questo l'ho provato, è buonissimo. Vi dicevo, praticamente esiste questa applicazione Zappar. Voi la puntate, cioè aprite l'applicazione. Quando sul catalogo trovate quel fulmine, dovete praticamente puntare con l'applicazione aperta su quel fulmine e vi comparirà l'offerta comunque del catalogo. È un'offerta fuori comunque catalogo di cui potete comunque approfittare. Poi è arrivato un Super Shock nella tonalità Black. E poi sono arrivate, allora è arrivato un rossettino della linea diciamo normale, colore sempre vivo, Vibrant Peach, che ok, così magari riuscirete a vedere, è un color corallo abbastanza comunque neutro. E poi sono arrivati un altro Super Shock, un altro mascara Super Shock. Mascara Combit perché la cliente l'ha provato e si è trovata benone, quindi mi ha detto riordinamelo. E un correttore della Color Trend. Sono arrivati tutti e quattro gli eyeliner liquidi della Color Trend. Su questi vi ho fatto un video dedicato, quindi non li apro. Erano 2 a 4,95, quindi la cliente ne ha voluto approfittare e ha voluto prenderli comunque in tutte e quattro le tonalità. Poi della Color Trend è arrivato un correttore liquido, quello di cui vi ho fatto la recensione. Se non l'avete vista, vi invito a guardarla sul canale perché trovate la recensione con anche l'applicazione comunque del correttore. Quindi è arrivato questo correttore qui. Poi sono arrivate diverse matite. Allora, innanzitutto è arrivato l'eyeliner della Mega FX, che è comunque l'eyeliner a pennarello, che è in offerta a 3,95. Quindi io lo prenderò in questa campagna sicuramente, perché comunque questo di solito costa 7,90, 8,90. Comunque l'eyeliner è questo, non ve lo apro ovviamente per non far partire la scadenza. Poi di queste sono arrivate diverse, sono quasi tutte le Black Eyes della linea Glimmer Sick Diamond. Sì, sono tre Black Eyes, una Twilight Sparkle. Allora, queste sono le Black Eyes, che sono quelle nere con i brillantini argentati, se non sbaglio. Questa che è la Twilight Sparkle, che è invece quella blu con i brillantini sul tono del blu, che vi consiglio tantissimo. A proposito, se volete vedere tutte le mie Glimmer Stick swatchate, andate a cercare nella My Makeup Collection, nella playlist, tutte le Glimmer Stick swatchate. Poi un'altra Glimmer Stick Diamond Black Eyes, quindi sono quattro, e una Always On Point nella tonalità Black. Io questa la sto provando adesso. E vi dico che è bellissima, quindi se vi capita in offerta prendetela. Praticamente ogni qualvolta voi aprite il tappo, praticamente nel tappo ha un temperino, quindi ogni volta che girate il tappo per aprire la matita, la tempera, quindi esce sempre con la punta bellissima. Comunque ragazze, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao ciao a tutte!